Ben ritrovati, nuova puntata di A Tutto Campo. Siamo alla vigilia del turno prepasquale. L'Aghezzo dopo il 3-3 con la Gianna Erminio. Giovedì, delicatissima sfida per tanti motivi, sia per le ambizioni, salvezza della Lupa Roma e poi anche perché l'Aghezzo non ci arriva bene dal punto di vista dei giocatori a disposizione. Salutiamo Roberto Gemmi, direttore dell'area tecnica dell'Aghezzo. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Benvenuto, grazie a Matteo Marzotti che è ritornato con noi. Poi può darsi che il nostro parterre qui si ampli a trasmissione in corso. Allora, iniziamo da Roberto, da questo pareggio che sa un po' di beffa, forse non so se è la beffa uguale a quella, forse quella col Ponte d'Era era stata ancora più grossa per tanti motivi, se non altro perché ovviamente la Gianna Erminio sta dimostrando comunque di fare un enorme campionato. Certo è che andare in vantaggio due gol, come già accaduto anche in altre partite, soprattutto nella fase iniziale di campionato, qualche rammarico inevitabilmente lo crea, anche se l'Aghezzo ovviamente è arrivato senza, quasi senza difensori e quindi con tante difficoltà organiche. Ma come tutti gli aspetti c'è sempre il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, quindi bisogna capire quale prendere, no? Se è il mezzo vuoto sicuramente c'è il rammarico perché era una partita che potevi portare a termine, potevi portare a fare una vittoria che era importante. Invece il bicchiere mezzo pieno che io tendo a vedere, insomma, sicuramente l'Arezzo ha fatto un'ottima partita. Abbiamo ritrovato dei giocatori che erano un periodo che non avevano un grande stato di forma come Arcidiacono, come Yamaka, che sono ritornati ai livelli che tutti noi ci aspettavamo. Poi dopo lo score, il risultato, poi non avendo di fatto su cinque solo un difensore di ruolo e tutti gli altri erano diciamo, adattati, ci può stare. Per me meritavamo, poi senza, e non sottolineare il rigore non dato, il fuorigioco inesistente, insomma, prendo il bicchiere mezzo pieno. Quindi sono contento della prestazione. Adesso dobbiamo aumentare l'entusiasmo e la voglia per questo finale di campionato. Ecco, c'è stato uno degli episodi che comunque potevano indirizzare la gara. Se ci fate vedere questo fermo immagine, che è abbastanza eloquente, Moscardelli aveva giustamente protestato molto, no? Nell'immediatezza, perché sembrava, sai, diciamo, abbastanza clamoroso. Il fuorigioco era altrettanto in linea, però diciamo sul fuorigioco si sa che non è uno dei Fuorigioco era motivi. più semplice da Era vedere. più semplice vedere di questo, dici? Sì. Ma qua è con due mani. Se era con una mano, con le nuove regole, con due mani non è rigore, con una sì. Comunque fanno, diciamo, a livello generale, anche ieri abbiamo visto di rigore, ma l'abbiamo visto anche nel rigore che ha avuto a favore l'Arezzo, no? Con il Ponte d'Era. Diciamo che mi pare che a livello regolamentare, secondo me, devono intervenire, perché non è possibile vedere tutta questa diversità di giudizi, no? Da una gara all'altra. Ma io non voglio attaccarmi agli arbitri, non voglio attaccarmi, diciamo, agli episodi. Dicono che alla lunga di un campionato si compensano gli errori da entrambi i lati, a favore e a sfavore. Quindi adesso non ho fatto un'analisi di quelli a favore e quelli a sfavore per capire il bilanciamento dove va. Come ripeto, vedo le cose positive. So che la nostra missione in questo momento è cercare di incanare tutte le energie positive per andare a questo finale di campionato e i playoff nell'entusiasmo maggiore da parte di tutti. Matteo, entusiasmo che ovviamente domenica, scusa, sabato si respirava, perché comunque c'era la paura giusta di questa Gianna Erminio, perché anche con le grandi fuori casa che non perdeva, continuano a perdere da ottobre, insomma, è una squadra che viene da molto lontano, no? Considerato che l'allenatore da 22 anni l'allena, il presidente è sempre lo stesso, eccetera, vanno a prendere questi giocatori al di là, insomma, di Pinardi e Viotti, eccetera, quelli più esperti. Comunque è una società che va a pescare, no? Nelle serie dilettantistiche, alcuni addirittura fanno tutt'altro lavoro. Quindi è una favola del calcio. Però a un certo punto, no, sul doppio vantaggio sembrava che l'Arezzo, no, fosse riuscito a capire anche come si fa a batterla. Sì, poi nel senso di buono secondo me comunque guardando la partita di sabato c'è anche il fatto della condizione atletica anche nei confronti di giocatori che comunque erano stati impiegati poco ultimamente. È chiaro che magari quel blackout a 10 minuti alla fine è un qualcosa insomma, che
magari ti mette più ansia rispetto al solito, pensando che da qui a qualche settimana, insomma, inizieranno i playoff. Sicuramente c'è il fatto che la Giana è una squadra di assoluto valore, insomma, il pari della Giana, il pari ottenuto con la Giana non è certo il pari, non ha lo stesso valore del pari che hai preso col Pontedera, visto che eri con un uomo in più, visto anche il valore dei singoli e della rosa e tutto. Comunque, e poi tra l'altro, tra i punti di forza comunque che io personalmente ho apprezzato e mi è piaciuto il fatto che comunque la Giana è venuta Arezzo per giocare la partita, non ha pensato a fare come faceva il Pontedera, che sembrava era una squadra messa con 5 uomini di dietro e pensava solo a farti giocare male, insomma. Saluto Nagio Cardini che ci ha raggiunto, grazie. Buonasera Nagio a tutti. Di essere qui. Allora, adesso sentiamo, che è particolare perché inizia poi con un prologo che ci dimostra anche il personaggio Albè, allenatore della Giana del Nino, che prima dell'intervista ci racconta anche di aver visitato la mattina proprio le bellezze di Arezzo. Sentiamo un attimo. Una bella regione, una bella città. Si sta bene qua. Stamattina siamo andati a fare un pieno di cultura, perché sono ignorante come una bestia, quindi sono andato sulla in cattedrale, okay, a vedere un po' di cose. Per fortuna c'era qualche suggeritore, perché mi accorgo di essere un ignorante totale. Io non so mai se il risultato è giusto o meno, so che ultimamente stiamo facendo anche tanti gol e ne prendiamo però anche tanti, anche oggi 3. Diciamo che il primo tempo l'Arezzo l'ha interpretato molto meglio di noi, che siamo andati con TT che ti tocca un po' lenti, un po' ci piacciamo un po' troppo, insomma, no? E l'Arezzo ha fatto bene quel che doveva fare con grandi ripartenze, insomma, no? E ci ha castigato, ci ha messo sotto i 2-0, ha messo la partita in grande salita. Dopo però questa è una squadra che non molla mai e è riuscita comunque a recuperarla, ma anche sul 3-1 c'era comunque fiducia, perché poi il pallino era passato in mano nostra e certo si poteva prendere qualche altro gol in contropiede, ma insomma questo ci può stare. Io non lo so dire se le partite poi finiscono come devono finire le partite, insomma è un 3-3 pirotecnico, due belle squadre, due buone squadre in buona salute. Io sono un dilettante allo sbaraglio, mi piacerebbe venire a giocare ad Arezzo e essere noi a fare le ripartenze e non a subirle, insomma, ecco tutto qua. Questo è quello che penso io, insomma. Il cambio modulo prima di tutto l'ha fatto Sottili, che da un 3-4-1-2 o 2-1 ha fatto un 3-5-1-1. Dopodiché noi, insomma, abbiamo tribulato oggi nel primo tempo, abbiamo tribulato proprio tanto, anche perché continuavamo a insistere di voler fare le palle centrali dove loro erano molto ben messi, insomma, no? E allora ci ha messo in 4-4-2 per far sì di poter allargare il gioco. Qualche volta va bene, qualche volta non va bene, insomma, no? Stavolta è andata bene, insomma. Pensavamo di venire a vincere, invece ad Arezzo non si vince. Noi 2 anni fa abbiamo perso 2-1. Alla fine. Abbiamo perso, c'era Enzino Capuano che dava sotto la curva, era uno spettacolo, insomma. In bocca al lupo. Quest'anno adesso la squadra sta andando bene, c'ha la sua credibilità, anche oggi il pareggio di oggi non porta granché come punteggio, però dà comunque qualche sicurezza ancora in più, qualche un pochino di autostima ancora in più. È una squadra che non muore, insomma, che sta in campo anche bene, insomma, ecco, per cui abbiamo fiducia, insomma, non lo so dove possiamo arrivare. Oggi era una bella prova, non solo oggi, anche quella con la Piacenza, anche quella di Alessandro, sono belle prove, insomma, no? Per vedere se la squadra poi cresce a tal punto da potersela giocare con questi squadroni qua, Arezzo compreso, insomma. Allora Nagio, l'Arezzo ha incontrato due allenatori che hanno fatto della gavetta, se vogliamo, probabilmente nel caso di Indiani anche non ottenendo quanto forse meritavano a livello anche di opportunità. Ecco, in modo diverso sono riusciti a fermare l'Arezzo, il Pontedera in 10, diciamo con un gol nel finale con disattenzione ovviamente dell'Arezzo, qui anche qui in rimonta. Partita ovviamente molto diversa, squadra diversa per valori eccetera. Che cosa ci dice però che nel calcio di oggi c'è ancora posto anche per allenatori che qui vengono da gavette di anni e anni? Beh, mi fa una domanda che io ho sempre fatto calcio con allenatori, diciamo, emergenti, poi c'è chi è riuscito ad arrivare dove è arrivato, Maurizio Sarri, quindi è una tesi che condivido in pieno, nel senso che
è abbastanza anche palese. Il corso di Coverciano è sicuramente importante perché dà delle strutture mentali, tecniche, tattiche che servono. Però io sono uno che sostiene che la gavetta, il guadagnarsi i gradi in campo sia di gran lunga la forma migliore per diventare qualcuno, a partire dagli allenatori, dai calciatori, da tutti. Faccio un esempio: tra un giovane emergente della primavera e un giovane emergente in Serie D, io sono propenso a pensare che quello che viene dalla Serie D abbia più chance di quelli che vengono dalla primavera, salvo ovviamente i casi eccelsi, le punte di iceberg, diciamo, che hanno doti importanti, quindi emergono subito. Però sono più abituati alla sofferenza, al campo, alle battaglie, alla tensione. Insomma, c'è uno stile di vita che secondo me le fa stare più concentrati, più affamati, più vogliosi. Condividi, Roberto? Tu come vedi anche... No, condivido in pieno quello che ha detto il direttore. Io credo che la gavetta per tutti i lavori del calcio, ma in generale, sia il fattore principale, più che le specializzazioni, i corsi, i master. Secondo me la gavetta è quello che determina la possibilità di capire tutti gli aspetti di dove si lavora e come si lavora. Poi, per quanto riguarda il discorso del giovane della primavera, il giovane dell'interregionale, mi trova pienamente ragione che un giovane che è già stato con i grandi è sicuramente, dove il risultato ha un'incidenza diversa da quella della primavera, è un fattore di crescita importante. Nella mia esperienza si evince che i giovani italiani sono tardivi per questo motivo, perché probabilmente il campionato di primavera è un campionato dove ci sono tanti talenti, perché è in dubbio, però non li fa crescere e maturare per l'età che hanno. Infatti poi quando vengono, ce ne sono tanti anche in Lega Pro, no? Che hanno avuto secondo giro. Hanno avuto noi abbiamo il secondo giro, abbiamo, perché di solito i bravi che tu trovi in Lega Pro, perché comunque non hai un appeal come le altre, sono quelli che non fanno benissimo in B, che vogliono andare per forza in B, o addirittura alcuni restano in A e poi capiscono che devono mettere dei campionati. E per me, per un giovane, la cosa principale è giocare, e tante volte si pensa più alla categoria che al fattore di giocare o no. Per me un giovane più gioca e più velocemente matura. È stata una partita anticipata, no, da quella bella firma davanti ai tifosi di Moscardelli, no, che diciamo è uno dei primi punti fermi poi dell'Arezzo, che verrà a prescindere da come, cioè, diciamo, sia lungo e felice il cammino, certo, nei play-off, no? Poi è un punto fermo anche a livello ambientale verso la piazza, che non è stato di poco conto in questo momento. Ma guarda, ho sempre detto che l'Arezzo ha il diritto e dovere di mettere un mattone sempre in più rispetto all'anno precedente, quindi deve sempre migliorare. Io ho questa tarlo, ho sempre avuto questa voglia di migliorare e di migliorarsi sempre. Quindi secondo me Moscardelli era anche arrivato il momento che firmasse e che da lì si parte per capire il futuro immediato dell'Arezzo qual è, e poi dopo da progettare, da programmare un futuro con lui. Perché se l'è guadagnato, è giusto che sia così. Ecco, al di là comunque di quello che è sempre stato, insomma, è stata comunque scommessa, no, ma insomma è stato sicuramente un qualcosa che tu ci avevi visto lungo, perché poi sta quasi battendo il suo record personale, no? I 16 gol con la Triestina. Nel calcio si fa molto in fretta a attribuirsi meriti. Su questo non ho meriti, perché insomma Moscardelli non c'era bisogno di presentazione, non c'era bisogno di capire se potesse fare bene o no. Ovviamente tutto viene un po' più enfatizzato perché la fattura dei gol, degli ultimi gol, sono veramente elevata, quindi ti tira un po' più l'occhio, però è bravo lui, non sono stato bravo io, ecco, non sono stato così bravo come si può pensare. È bravo lui, ma lo sapevamo tutti, non ho inventato niente. Come invece hai fatto a quest'estate a convincerlo anche a venire qua? Sono andato a casa. A casa sua? Sono andato a casa. Il direttore ha detto della gavetta, insomma, io ho fatto parecchia gavetta e so che quando vuoi prendere un giocatore poi alla fine devi stringere i tempi, no? Devi convincere, devi trovare le chiavi. Lui ha fatto di casa le chiavi. Sono andato a casa.
Dai, che tu sei andato a casa dei giocatori, ti è capitato? E tante volte. Tante volte. Con Titone. Paga. Mi sembra sì, che sì. Paga. Titone aveva 15 anni e 7 mesi, convinse i genitori a farlo venire a Montesanzanino, poi l'anno dopo giocava in via Pisa, però... insomma, ci avevo visto, ci credevo, lo feci e è andata bene. Tanti altri, ho fatto solo un esempio. Insomma. Matteo, tra l'altro la stagione era iniziata, come dire, Moscardelli è esploso, no? Come tutti si attendevano, non proprio subito, e poi adesso sta andando quasi a migliorare quelli che erano i suoi precedenti, magari inizio carriera, anche score, no? Ha pareggiato, no? Sì, siamo a 16, Triestina 2003-2004. Vabbè, l'area di San Corneglio comunque tutti gli anni ha fatto bene una punta, sì, perché sì. Da Chianese, anzi Maniero che esplose qui, insomma tutti gli anni una punta ha fatto bene. No, secondo me insomma, il rinnovo di Moscardelli è importante per due motivi, insomma il fatto che comunque ti tieni, c'è un rinnovo per tenerti stretto un giocatore che è di valore, anche se ha quell'età lì, e poi anche perché è un giocatore che è stato capitano sia dentro che fuori del campo, perché comunque anche nel momento in cui non andava bene si è messo l'arezzo sulle spalle per quando era apprezzato più per la fase difensiva che per quella offensiva. E poi secondo me è un rinnovo questo che dà credibilità all'Arezzo, è un rinnovo che cancella un po' il fatto che di quello che si era venuto a creare nella trattativa Ferrettino-Cilli. È un rinnovo che secondo me dà una nuova immagine all'Arezzo, perché fino a prova contraria i tifosi comunque che sono alla base del calcio ci mettono passione, ci mettono credibilità e si vogliono fidare della società. Questa fiducia nella società era stata persa con l'affare Nucilli. Con la firma di Moscardelli una parte di questa credibilità è tornata della serie, se i tifosi hanno riposto fiducia in Moscardelli, se Moscardelli ha firmato anche il tifoso si fida dell'Arezzo. Ci fidiamo anche noi, cioè. effettivamente no? Del lato c'è anche questo aspetto qui, Naglio, no? Perché sì, in quei momenti effettivamente si era vissuto qualche poi, giorno così. Moscardelli è una tipologia di calciatore che penso che i 37 anni non debbano neanche far tanto caso, non dobbiamo neanche farci tanto caso, perché secondo me ha doti tecniche e anche di personalità, perché è un leader, oltre che fa gol incredibilmente belli. Io credo che sia l'aspetto fondamentale anche il fatto che credo, non vivo la quotidianità ovviamente dell'Arezzo, però vedendo alcune partite si intuisce da subito che sia un leader vero, insomma, quindi è un doppio vantaggio avergli rinnovato il contratto, oltre a quello che diceva giustamente Matteo che condivido in pieno, c'è anche il fatto che dà sicurezza anche alla squadra e anche al futuro della squadra, perché l'Arezzo, io devo solo fare complimenti al direttore, perché in un anno solo riuscire a fare una squadra che poi si gioca per due terzi del campionato addirittura al primo posto e senza, secondo me, la sciagurato finale di Cremona poteva avere un'evoluzione molto diversa e comunque si giocherà a pieno titolo le playoff, secondo me gli scongiuri del caso sono dopo, diciamo, però con buone possibilità sicuramente di far bene. Ecco, si parla di bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, perché comunque sia, al di là di questi cali, che poi non sappiamo, perché ogni partita e anche qualche rimonta subita magari ha avuto ragioni diverse, poi è chiaro che tutto viene accomunato nella stessa motivazione, però è indubbio che numeri alla mano e anche vedendo alcune partite e vedendo poi anche il calo, esempio dell'Alessandria, la Cremonese che comunque non è che poi ha fatto questo grande, il Parma dell'altro girone, il Lecce. Cioè, sulla carta questo Arezzo poteva anche dire la sua per il primo posto, appunto se Cremona andava in un altro modo, se quella Lucchese magari fossero arrivati 3 punti, no? Ma io sicuramente condivido quello che ha detto il direttore, che ha molta più esperienza di me, potevamo sicuramente fare di più, no? Abbiamo fatto tanto, ma potevamo fare di più e questo è un rammarico. Ed è giusto affrontarlo e dirlo con molta calma e serenità, però in un arco di campionato perdere le partite, vincere qualche partita che non meriti è fisiologico. Se poi andiamo a fare l'analisi, anche la Cremonese ha perso tante occasioni, sì. L'Alessandria ne ha perse tante, quindi è sempre il discorso del lago della bilancia, che poi è quello che fondamentalmente è normale in una gestione di campionato. Noi abbiamo anche tanti altri fattori, nel senso che poi è una squadra che è nuova,
26 giocatori nuovi, 26, un mister nuovo, uno staff nuovo, probabilmente a livello fisiologico qualche cosa prima di diventare solidi, prima di diventare una squadra forte in tutti i reparti, in tutti i momenti della gara, probabilmente ci è voluto un po' più di tempo rispetto alle altre, però il fatto di stare lì e giocarsela ci inorgoglisce, è la cosa che ci fa più piacere ed è una cosa che io voglio sottolineare, ha fatto piacere anche alla curva e ai tifosi dell'Arezzo, che secondo me meritano questo perché sono veramente fantastici. Sottolineo sempre questo aspetto perché alcune volte mi non potrò lasciato, ma la tifoseria è stata veramente da categoria superiore. Matteo, se tu dovessi individuare, ecco, è difficile, però alcune cause, no, che poi hanno portato a, magari anche, abbiamo parlato delle rimonte subite, però ci sono stati anche i punti persi in partite che nell'arco del campionato ci possono stare, però sono spesso avvenute queste partite o giornate sbagliate o giornate storte, spesso con avversari, no? Se pensiamo a Pontedera col Pontedera, non con il Tutto Cuoio, ovviamente la gara con il Pro Piacenza, tanto per citarne Olbia. Olbia, con le tre forse partite sbagliate totalmente o quasi, con avversari, oggi tra l'altro l'Olbia ha cambiato allenatore, c'è Mereu sulla panchina, come si possono spiegare, ecco, perché poi la gara, quella di fascino, l'Arezzo non l'ha quasi mai, non l'ha mai sbagliata. E allora a quel punto ti viene da pensare che è un discorso di testa e non è bello dirlo pensando che ti devi disputare i playoff, anche se poi avrai, se resti al terzo posto chiaramente c'è il vantaggio di 2 risultati su 3 alla fine. Semmai è un discorso di testa allora a quel punto, perché poi comunque a livello fisico l'Arezzo ha sempre tenuto, non c'è mai, cioè io credo che l'unico giocatore che ha avuto i crampi che le ha accennati è stato Masciangelo quando abbiamo giocato a Meda con Renate, quindi vuol dire che la squadra fisicamente sta bene. C'è anche da dire una cosa, che l'Arezzo, andando a vedere nel girone d'andata, la maggior parte dei punti l'ha fatti cambiando modulo, e quindi durante la partita. E quindi anche quello sicuramente è un punto a favore fra le varie cose, però in alcuni casi anche quello, dicevate che era un punto a sfavore, no, all'inizio, sì, di cambiare modulo, no, è sempre, anzi, no, io ho sempre detto che per me stato un vantaggio cambiare modulo, vedi Lucca e quant'altro, certo. Però dopo mi veniva da pensare che partivamo col 4-2-3-1 inizio stagione e poi dopo però per vincere le partite si passava al 4-4-2 e allora mi veniva da dire perché allora incaponirsi sul 4-2-3-1 a inizio stagione. Poi dopo, perfetto, è andata bene, 4-4-2, però si torna a ripetere. Cioè, per me non è un problema fisico, è un problema di testa. Dentro, se l'Arezzo ha fallito le partite, non altri problemi, voglio dire, di qualsiasi altra sorta. Tutto qui. Sorridevi, no? No, ma il problema di testa vuol dire tutto e non vuol dire niente. Allora anche il Parma che ha perso in casa con l'Ancona è un problema di testa. Quindi siamo tutti pari. Ovviamente se abbiamo fatto qualche punto in meno rispetto a quello che vincerà il campionato, sicuramente abbiamo qualcosa in meno. È vero, è un aspetto che dobbiamo sicuramente migliorare. Per migliorare la testa bisogna trovare entusiasmo e grande convinzione dei propri mezzi. Questa è l'unica strada. Perciò io batto sul percorso di trovare grande entusiasmo. Questa squadra ha bisogno di entusiasmo e arrivare alle partite finali che contano con grande entusiasmo e con grande consapevolezza che può giocarsela con tutti. Ci fermiamo? Sono convinto. Sì, ritorniamo tra poco, state con noi. Seconda parte, si parlava prima allora dei punti persi, delle giornate sbagliate, eventuali motivazioni. Intanto chiedo a Mario, che tu sei stato, hai lavorato, no? Una stagione ad Alessandria, quella del, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, quella del secondo rilancio, quello poi definitivo, possiamo dire, di Maurizio Sarri ad Alessandria. Conosci la piazza, forse conosci Braglia anche a livello così, no? Ecco, che cosa può essere successo? Cioè, come ti spieghi un crollo di questa natura, clamoroso rispetto, insomma, al girone di andata? Ma tra l'altro, oltre che essere stato ad Alessandria, che vuol dire poco, sono quasi 6 anni fa, quindi ho degli amici ancora con cui mi sento, sì, spesso, sono rimasto in ottimi rapporti con alcune persone, penso di poter dire anche con più di alcune persone, comunque ci sentiamo spesso e così, diciamo, a me sembra abbastanza evidente il problema di Alessandria. È una squadra che ha scarsissima corsa, gamba, è una squadra ferma, gioca in maniera orizzontale,
con una velocità ridotta, che nel calcio di oggi è deleteria, e secondo me, ma è una mia personalissima opinione e quindi opinabilissima, è una squadra che è stata costruita in maniera non propriamente perfetta a livello di equilibri tattici, a livello di fisicità, a livello di forza fisica. Ha degli ottimi giocatori presi individualmente che però stranamente non riescono a fare squadra. Non sanno soffrire, corrono poco, corrono male, aspettano tutti la palla nei piedi. Ci sono dei giocatori che sono doppioni di altri, specialmente a centrocampo. Secondo me anche un paio di centrocampisti sono sul viale del tramonto da qualche anno. Sono stati fatti degli acquisti inutili, vedi Vapo, che non serve a niente e anzi mi risulta che nello spogliatoio qualcosina di non positivo lo abbia anche portato, tra l'altro. Non è una mia riflessione ovviamente perché io non vivo ad Alessandria, però me lo dice chi ci vive. È una squadra che costa tantissimo, penso 8 milioni e mezzo costi il campionato di Alessandria, è una mostruosità. Se poi ripenso all'anno mio con Sarri spendemmo 1 milione e 6 e ci rubarono la Serie B, purtroppo mi tocca dirlo. Quindi costruita con grandi nomi, ma non è una non squadra secondo me. E quindi come va a finire secondo te? Ma io spero che ad Alessandria non mi sentano, io spero che penso che vada a finire non benissimo, perché ho paura che giovedì prossimo a Viterbo sia una di quelle partite che potrebbe decidere il campionato, e vincere a Viterbo è roba dura. Ovviamente la stessa difficoltà ce l'avrà la Cremonese a Livorno e ce l'ha in parte anche a Prato, secondo me giovedì, però... Vuoi mettere l'aspetto mentale della Cremonese attuale con quello dell'Alessandria? È imparagonabile, quindi questo mi fa propendere a pensare che possa addirittura avvenire il sorpasso. Non voglio né portare male. È la tua previsione. Ad Alessandria degli amici, quindi figuriamoci se voglio portare male. E allora ti faccio un'altra domanda. Se l'Arezzo trovasse l'Alessandria ai playoff, Vince l'Arezzo. Cioè senza, trova l'Alessandria ormai... Perché psicologicamente, insomma... Oltretutto. Però l'Arezzo con quei tipi di squadra lì va a nozze. E l'ha dimostrato poi anche nello scorso. Mentre invece quelle squadre che corrono, vedi Pontedera, può avere delle difficoltà. Ecco, quindi insomma una disamina. La mia interpretazione che non mi permetto di accavallarla a chi vive la quotidianità dell'Arezzo. Sì, io condivido, noi abbiamo fatto sempre delle ottime prestazioni, anche l'ultima con la Gianermina, una squadra che è venuta qui per giocarsela, per avere campo aperto, quindi noi riusciamo a dare delle prestazioni sicuramente positive. Andiamo in difficoltà quando, come sarà giovedì, in un campo difficilissimo, in un campo non molto bello, dove la squadra tende a giocare più a non farti giocare. Questo è la verità. E dobbiamo migliorare anche in questo, perché poi dobbiamo arrivare e non avere 10 minuti di blackout, come dice lui, e sicuramente stiamo lavorando su questo. Vai in panchina ormai spesso, no? Lì sempre. Con sempre. Che da lì, dalla prima giornata? No? Dopo. Sono andato dopo Lucca. Ecco, com'è scattata questa novità e come vivi la partita dalla panchina? Ma io sono andato in panchina perché fondamentalmente dalla tribuna la gestisco peggio, nel senso che la soffro di più, invece in panchina riesco a gestirla meglio, poi ho una sensazione migliore dei calciatori, chi gioca, chi non gioca, quindi mi dà sensazioni migliori e credo che sia un fattore positivo per me, per la squadra e per lo staff. Il tuo rapporto, nel senso, con l'allenatore, con Sottili, cioè sono di quegli allenatori che si confronta, che oppure lascia totale autonomia, c'è un dibattito su quelle che poi possono essere le scelte, i consigli, no? Ogni DS ha i suoi modi, no? E tu come vedi il rapporto con l'allenatore? Ma non lo so, devi chiedere al mister, io il rapporto, io ti posso dire il mio modo di lavorare, come credo che sia giusto, poi... io credo molto nel confronto e nel relazionarsi, poi dopo ci sono delle decisioni che devo prendere io, però avere un'opinione di altri, avere
una relazione per me incide e mi fa crescere. Anche da, penso che con il mister io ho un grande rapporto, ci vediamo quotidianamente, parliamo spesso della squadra, parliamo dei singoli, della gestione, ma è un parlare, ognuno dice le sue opinioni, poi so benissimo e conosco benissimo qual è la deadline dove non oltrepassare e ha sempre lavorato con enorme autonomia, anche perché credo che sia un fattore importante questo, perché poi dopo da essere uno strumento di aiuto posso diventare uno strumento negativo, quindi io arrivo fino a, diciamo, alla chiacchierata e alla mia opinione. Beh, è uguale anche lo stesso mister in fase di mercato, perché anch'io chiedo dei consigli, ci confrontiamo, perché è troppo importante quando poi prendi un giocatore che abbia un'entratura decisiva con il mister. Ecco, immagino che appunto Barisone e Cenetti, visto che lui li conosceva bene, certo, ci sia stato in questo caso stato un confronto. Un confronto. Io li conoscevo anch'io molto bene, lui avendoli allenati sicuramente li conosceva molto più profondo di me. E si sono rivelati comunque acquisti assolutamente utili. Ti abbiamo e ti hanno già fatto questa domanda proprio in occasione del rinnovo di Moscardelli, cioè ti hanno chiesto se per Sottili ci sarà lo stesso esito. Ma io col mister ci ho già parlato e ho detto che adesso l'unico obiettivo è quello di sognare. Sì. Poi dopo, quando finirà, mi auguro che finisca come ho in testa io, ci sediamo e vediamo poi come continuare. Io adesso sono concentratissimo nella quotidianità per cercare di eliminare tutti quegli spigoli, quei pochi spigoli che possiamo trovare. Quindi dobbiamo focalizzare sull'unico obiettivo. Matteo, come lo traduci? Sai che i giornalisti quando sentono questa frase la traducono. Contratto al 30 giugno 2017 con opzione per il secondo anno. Quindi l'opzione c'è. Penso che se vai in Serie B è logico che ti chiami l'allenatore. L'ultima volta che siamo andati in Serie B l'abbiamo mandato via tirandogli dietro frutta e verdura. No, è matematico. È obbligatorio. È già obbligatorio sul contratto. Con Moscardelli era obbligatorio dopo il 15° gol. Sì. Qui c'è già previsto, diciamo, contrattualmente. Abbiamo visto insomma queste ultime giornate il piazzamento, no, playoff sarà comunque importante, nel senso, quanto secondo te alla fine sarà decisivo, cioè arrivare terzi o quarti o quinti, quanto cambia, quanto sposta? Per me terzo o quarti cambia pochissimo, però la squadra sa benissimo come la penso. Io voglio arrivare terzo, noi dobbiamo arrivare terzi, della testa bisogna avere solo questa idea, poi dopo mi dicono se tu arriviamo terzi andiamo al sud, se invece arriviamo quarti potremo andare al nord, tutte queste cose, però per esperienza vi posso dire che fare calcoli nei playoff, poi soprattutto in questi playoff è solo perdere tempo, perché non ci sono delle variabili che puoi gestire, quindi dobbiamo dare il massimo da qui alla fine. Non so se è d'accordo anche il direttore. Sentiamo che ha più esperienza di me. No, assolutamente sì. La posizione è importante anche perché ti dà fiducia a livello mentale, insomma. Non è una cosa di poco conto, indipendentemente giustamente dal girone, perché poi se l'affronti per vincere, quindi o girone A o girone C, non te ne deve fregare più di tanto, ti deve importare arrivare più in alto possibile, perché questo dà fiducia e consapevolezza dei propri mezzi. Ecco, Sottili nell'intervista poi dopo la gara ha detto una cosa interessante, no? Ha detto a livello atletico oggi, no, faceva un gran caldo, la squadra insomma ne è uscita molto bene con la Giana e mio, questo dice insomma fa ben sperare, è vero che ancora manca un mese a questi playoff che saranno quest'anno specialmente un campionato a parte, perché chi arriva in fondo andrà a finire il 17 giugno all'Artemio Franchi di Firenze. Però ecco, a livello di gestione cioè come vanno preparati, cioè sia per avere un equilibrio adesso ma anche per essere pronti dopo, no? Anche a livello fisico, atletico. Sì, certo, non è un mix di entrambe le cose, è ovvio, ti devi giocare il campionato perché ancora mancano 4 partite, quindi come abbiamo detto prima la terza posizione, come giustamente ha detto il direttore, è importante e comunque ovviamente è altrettanto importante, anzi forse un pizzichino di più, arrivare ai playoff nella condizione fisica e mentale ottimale. Secondo me la condizione fisica
non ho dubbi, insomma, dipende dallo staff atletico che sarà sicuramente di ottimo livello. Cosa può influire in maniera negativa? Il fatto che tu ci arrivi, come dicevamo prima, facciamo i conti senza gli osti, faccio solo per fare un esempio, da Alessandria che ha dominato, è stata sempre in testa della classifica, dovesse fare i playoff, mentalmente ci arrivi in maniera deficitaria. Viceversa, una squadra che è sempre stata nelle posizioni di vertice e addirittura per un periodo non brevissimo ha avuto anche la possibilità di giocarsi al primo posto, ci arriva in condizioni di serenità e tranquillità che poi si traducono in qualità calcistiche. Volevo chiedere al direttore, abbiamo parlato di Moscardelli, c'è invece Politoghi che ha fatto comunque un grande campionato, è un problema se si parlava di testa oppure non c'è nessun problema? Insomma. No, Alessandro non c'è nessun problema, è una domanda che mi trovi spiazzato. Alessandro è un giocatore forte, è un giocatore che ha fatto benissimo quest'anno e sicuramente da qui alla fine il suo contributo sarà importantissimo. Io punto moltissimo su Alessandro per questo finale di campionato e per i playoff. Alessandro ci darà soddisfazione. Bene. E abbiamo invece visto Arcidiacono, il primo gol... Forse in una posizione a lui più congeniale, quella in cui ha giocato l'ultima partita. Si dice così perché ha fatto gol, no? L'importante è che ha fatto gol, poi sulla posizione non lo so. Se fa un gol a partita va bene, facciamo giocare sempre lì. Ecco, anche questo l'avevate fortemente voluto, Arcidiacono, no? Quest'estate. Sì, Pietro è un giocatore che io ho voluto e credo moltissimo, anche se poi è indubbio che come rendimento ha fatto di meno di quello che tutti ci aspettavamo, però il direttore ci insegna, le squadre poi vengono allestite per poi cercare le gerarchie, poi vengono spostate e poi le partite che contano sono quelle che possono spostare i giocatori di grande livello. Quindi noi avere un giocatore mentalmente ritrovato in più è una cosa che ci fa molto piacere. Matteo, l'Arezzo comunque ha le basi, a prescindere di come andrà questo campionato, ha comunque secondo te una base, no? Dalla quale poi ripartire comunque. Vabbè, chiaro, anche perché penso che sia la prima volta dopo dal 2009 che comunque vada come vada, a luglio comunque riparti con una base che c'ha i giocatori comunque con contratti scadenza nel 2018, insomma, quindi già quello vada come vada è una base importante da cui ripartire. Ed è una novità, ecco, questa hai fatto bene a sottolineare. Io sono d'accordo con Matteo che dice sempre delle cose sensate. Adesso pensavo, l'unica cosa che mi preoccupa è capire la Lega cosa vuole fare, perché sento voci di riforme di 8 over, di 10 over, e poi vogliono parlare e si lamentano che non si può programmare in Lega Pro. Se uno fa una programmazione e mi trovo già con 11 over e mi cambiano la regola a 10, per me si arriva alla follia più assoluta. Allora è meglio abbassare la saracinesca e lasciar stare, perché tutti ci hanno sempre insistito che le squadre di Lega Pro non fanno programmazione, devono programmare. Una volta che proviamo a fare una cosa, voglio cambiare le carte. Al limite, se le voglio cambiare, è che abbiano una progettualità, nel senso fra 2 anni, fra 3 anni, fra a giugno, per settembre, dai. È perché oggi Gravina ha detto che si devono contenere i costi, perché non si sa della legge Melandri, insomma, come andrà a finire, e quindi contenimento dei costi significa ridurre gli over. Ha fatto intendere questo. Poi bisogna... Ma perché poi se tu hai 8 over, gli under che non ti costano sono di gratis. Meno. No, ti costano di più. Un grande caos qui. Sì, no, ma è sempre stato così. Tutti gli anni, anche quando c'era Macalli, l'ex presidente, era uguale. Cioè. Tutti gli anni venivano, specialmente sull'impiego dei giovani, cambiava in continuazione. I contributi venivano elargiti in base all'impiego, l'anno dopo in base li doveva solo avere in rosa, poi ricambiavano ancora, insomma, questo è vero. Fare mercato diventa complicato, perché tu adesso, comunque, se vuoi pensare all'anno prossimo a qualche intuizione, inizi a mettere le basi adesso e si ferma tutto, perché fondamentalmente non si capisce, cioè, per la mia posizione da direttore sportivo vado in grossa difficoltà,
vado sempre avanti per la mia strada e con le mie idee, però ti dà una sensazione non positiva. Il rapporto col presidente come sta seguendo questo finale di campionato? Hai detto in occasione della firma di Moscardelli che era lui in particolare che ti tampinava sì. Quando rinnovare questo contratto. Come lo stai vedendo? Ma non è che mi tampinava, io lui voleva già alla fine di mercato di gennaio, diciamo che si doveva rinnovare. E con Moscardelli avevo parlato, ma già un po' prima, entrambi eravamo d'accordo che a prescindere dai numeri di gol che faceva c'era la mia grande volontà di rinnovare e avevamo già trovato l'accordo. Poi lui mi ha detto: direttore, per scaramanzia, se no va a finire che non faccio 15 gol, quando faccio 15 gol firmiamo, e così è successo. Però in questo periodo che gli dicevo: guarda, è a posto, abbiamo fatto l'accordo, voleva che si firmasse subito, insomma, ci teneva a questo, anche perché Moscardelli poi con i gol che ha fatto ha incuriosito anche un po' tutti, e allora lui temeva che poi non firmasse più, invece non era vero, mi ha sempre detto che firmava. È smanioso di questi playoff il presidente della Svizzera? Sì, molto, molto, molto. È anche è un'esperienza nuova per lui, ci tiene moltissimo, è molto, molto euforico, ma credo anche la stessa tifoseria è contenta di vivere un po' questa emozione che forse gli mancava da un po' di tempo e che merita in modo più assoluto. Ci sarà un premio in caso di... qualcosa è stato messo, diciamo, vediamo, prospettato alla squadra? No, ma io quando ho firmato con tanti ragazzi, quando abbiamo firmato l'accordo, ho messo un premio in caso di vittoria già sul contratto, quindi quasi tanti hanno un premio, non è quello. Quindi già la cosa comunque è dell'aria, ci credevo. Io ci ho sempre creduto, sempre. Poi riuscirci è relativo, però ci ho sempre creduto. Ma ci credo ancora tuttora moltissimo. E deve essere un'idea, un pensiero unico di tutti. Penso che questo si respiri. Nario, da uomo di calcio, quando hai letto di questa pseudo trattativa con Nuccini, che non so se tu hai avuto modo mai di conoscere. Hai conosciuto? Purtroppo sì. Hai conosciuto anche lui. Che cosa hai pensato? No, conoscendolo ovviamente avevo un grosso vantaggio, nel senso che 2 anni fa mi fece stare 3 giorni a Savona perché lui doveva rilevare il cuneo e ovviamente io dovevo andare. Sai che me lo ricordo che andavi sempre? Sì. Me l'avevi raccontato. Fortunatamente c'erano le finali nazionali di primavera, quindi sono... Hai unito l'utile al dilettante. Esatto. Però, ma sì, no, tra l'altro confermo che è una persona che a colloquio è molto credibile, si rende molto credibile, convincente. Poi però anche lì saltò tutto. Poi la cosa che purtroppo, lo dico a malincuore, ma che ha fatto capire la levatura di questa persona è quando ha rilevato il Foligno l'anno scorso. È stato lì 2 mesi per prendere 6.000 euro di pubblicità, poi è andato via. Uno che fa queste cose purtroppo è disarmante. Ora io non so con precisione, nemmeno voglio sapere, insomma, i dettagli della trattativa con Nuccini, però pensare che questa persona potesse mettere sul tavolo 970.000 euro era quantomeno un po' fuori luogo, ecco. Senza offesa per nessuno. No, per carità. Poi, questo è io dico sempre quello che penso, quindi il mio pensiero e te l'ho espresso. Certo, hai fatto bene a esprimerlo. Poi nella conferenza poi è stato spiegato, no, come si è sviluppata la questione. Hai temuto che questa vicenda influenzasse la squadra, Roberto? Ma sinceramente non... Forse l'ho temuto, però poi la squadra ha risposto in modo molto, molto positivo, anche perché comunque l'abbiamo saputo anche noi tramite conferenze o giornali, quindi abbiamo sempre pensato che era una cosa non fattibile. Poi dopo il presidente ha parlato con la squadra, l'ha rassicurati, ha fatto un ottimo lavoro dal punto di vista di rassicurazioni, e questo ci ha dato forza. Ti chiedo le ultime 2 cose, se intanto ti piacerebbe poi stare qui magari qualche anno, no? per continuare questo progetto, e cosa dovrebbe diventare secondo te l'Arezzo del futuro anche a livello di settore giovanile? Bella domanda.
Certo, è ovvio che mi piacerebbe rimanere, poi nel calcio si va tutto in un modo così veloce che non si può mai dire come si finisce, però io, come ho sempre detto, ho sempre pensato e lavorato con la costanza di migliorare e di guardare avanti e di avere un'idea e un progetto. Il settore giovanile è una delle mie cruci, no? Ho dedicato moltissimo al settore giovanile, e il settore giovanile però è uno dei settori nel computo del calcio più complicato, e soprattutto ci vuole tempo, molto tempo. Quindi è inutile perdere energie su delle cose, provare delle cose. Il settore giovanile parte dalle strutture. Allora, nel momento che noi abbiamo delle strutture adeguate, poi dobbiamo mettere mattoni. Però nella mia testa il settore giovanile dell'Arezzo è un elemento fondamentale, e ogni anno dobbiamo migliorare e crescere nel numero delle squadre, nel numero degli allenatori, nella qualità dei campi. Non so che tempo ci vorrà, ma il mio progetto in testa è questo, quello di migliorare enormemente il settore giovanile, ma non partendo dai calciatori, partendo dalle strutture, dagli istruttori, dall'organizzazione, che è l'elemento fondamentale. Poi dopo anni puoi pensare anche poi a sviluppare i giocatori. Come tutti i direttori, penso che il sogno è quello di far debuttare un giocatore in prima squadra proveniente dal suo settore giovanile in un'altra fila abbastanza lunga, no? La struttura delle caselle in questo senso potrebbe essere... Un inizio, è una cosa che abbiamo voluto fortemente, proprio perché ci dà questo inizio e siamo contenti. Poi quanto tempo ci vorrà per portarlo a un regime ottimale, no, a oggi è prematuro dirlo, però l'idea è quella lì, è una grande cosa avere lo stadio e un centro sportivo. Infine, Matteo, andiamo sull'attualità stretta. Giovedì c'è la trasferta, dicevamo, delicata, perché la Lupa Roma ha 3 punti sulla Racing Roma, che è ultima, ed è ancora alla portata la salvezza diretta, perché la classifica è veramente corta, quindi saranno indemoniati. L'Arezzo arriva 5-3-2. 5-3-2 e l'Arezzo, che è un po' un modulo bestiale. Penso poi... se trovavi il Modena ai playoff, che spettacolo, no? Il bel 5-3-2 di Capuana memoria. Immaginiamo che piattino ci avrebbe servito. Sì. Allora, ma a parte questo, l'Arezzo poi è in emergenza, perché ci sono le squalifiche di Foglia, De Feudis, e le assenze, quelle che già sappiamo, no? Ferrario, Barisone, Solini sono in dubbio, insomma. Ferrario ha preso la botta alla caviglia, una distorsione sabato, quindi emergenza in difesa. Non credo che l'Arezzo cambierà modulo, andrà avanti sempre con la difesa 3, e in mezzo al campo le scelte sono obbligate, insomma, c'è Cenetti e Corradi. Resta da capire a questo punto se in attacco giocheranno le 2 punte, oppure sarà sempre un modulo con un trequartista per dare più sostanza al centrocampo. Grazie molto Roberto Gemmi, grazie di essere stato con noi, grazie a Nario Cardini, grazie. A presto, grazie a Matteo Marzotti, ci rivediamo non lunedì prossimo, che sarà Pasquetta, ma quello seguente. Buona Pasqua, quindi buona serata.